Signore e signori, buonasera e benvenuti ancora a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è il seguente. È meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della Monnezza? Ne parliamo questa sera con l'onorevole Carmine Rotunno della Liga Lombarda. Buonasera, buonasera, onorevole. Buonasera. E con l'onorevole Michele Ramaglia della Lega Veneta. Buonasera, onorevole. Buonasera. Onorevole Rotunno, dunque è meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della Monnezza? Assolutamente la Monnezza. Anche perché noi non siamo razzisti, non è della Liga. Sappiamo esattamente che il napoletano dentro è come tutti gli altri esseri umani. A proposito, un consiglio che vi do, quando lo incontri, rigiratelo questo. Ma parliamoci chiaramente, la Monnezza e il napoletano puzzano entrambe nella stessa maniera. Però la Monnezza non fa confusione, diciamocelo chiaramente. E d'altra parte la Monnezza è riciclabile, possiamo dire la stessa cosa del napoletano. Non credo, grazie onorevole. Non ho finito, scusate. Dobbiamo anche dire che la Monnezza, quando è troppo, va bruciata, si sì. Può bruciare il napoletano. Dateci la legge allora che possiamo bruciare il napoletano. Perché il napoletano è difficile da bruciare, si divincola. Svicola. E se vogliamo veramente, se abbiamo questa legge, allora solo allora potremo veramente arrivare a una parità di diritti tra la Monnezza e il napoletano. Grazie onorevole, grazie la replica all'onorevole Ramaglia, prego. Io dico questo, secondo me il problema non sussiste, perché non si dovrebbe proprio avere la possibilità di avere un napoletano come vicino se si rispettasse la geografia. Ma come onorevole? Creiamo questa riserva. Bisogna definitivamente isolare tutta la Campania. Ma come? Oh, si costruisce un muro alto fino al soffitto. E se proprio, insomma, con 15, 500, 600, 700 mila miliardi di mattoni, se si vuole esagerare, essere scrupolosi, sicuri, si mettono sopra il muro cocci aguzzi di potere. Poeta, grazie della citazione, ma secondo lei, quindi, onorevole Ramaglia, questo sarebbe il modo ottimale per risolvere il problema? O stregheta, secondo me. Anche se, onorevole Rotunno, anche se proprio gli vogliamo rilasciare dei passaporti, vogliamo fare dei permessi, sì. Facciamolo, ma per il napoletano. Due napoletani. No, questa è la vostra inflazione. Onorevole. Ma come mi acciapperà? No, onorevole, lo sappiamo che anche due sono napoletani selvatici, in mezzo alla via. Onorevole. Lasciate così, si riproducono, non è possibile. Ma è evidente che non possiamo accettare la soluzione di questo tipo che compare. Ma parliamo e non ci cadiamo. Basta così, replichiamo, concludiamo, stringiamo. 30 secondi, forza, onorevole Rotunno, concludiamo. Allora io vi dico con passione, con una passione più forte e una catena. Noi non siamo razzisti, abbassi il razzismo, abbassi i napoletani. Grazie, onorevole Ramaglia, 30 secondi, prego. A questo punto io dico una cosa sola. Noi non siamo razzisti, sono loro che sono napoletani. Grazie, onorevole, grazie a voi amici telespettatori. Ci vediamo alla prossima Tribuna Politica. Buonasera, grazie onorevoli, grazie a tutti. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie.